bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare una sfida con Alexa. Me la sono già preparata qui e oggi appunto Alexa sceglierà il mio make-up. Innanzitutto, prima di incominciare, nuovo sfondo. Sono riuscita a trovare una sistemazione, insomma, per riuscire a mettere lo sfondo. Per il video di oggi ho portato queste due palette, le Norvina, la volume 2 e la volume 3. Faremo scegliere ad Alexa anche quale delle due dovrò utilizzare. Ovviamente ho già fatto la base, perché andremo a incentrare questo video tutto sul look occhi. Io direi di iniziare, non nego di aver paura, però era anche da un sacco che volevo fare questa challenge. Scegli un numero tra 2 e 3. Un numero tra 2 e 3, 2. Perfetto, andremo ad utilizzare la volume 2, ossia questa, magari ve la faccio vedere internamente. Questa qua tutta incentrata principalmente, diciamo, sui blu e i verdi. Era anche quella che speravo di non utilizzare oggi, perché è quella che si abbina meno con il mio outfit. Ma abbiamo capito che oggi va così. Questa palette ha 25 colori, quindi chiederò ad Alexa di sceglierne 4. Scegli un numero da 1 a 25. Ecco un numero tra 1 e 25. 20. Ok, 20 è il primo numero, me lo segno. Scegli un numero tra 1 e 25. Ecco un numero tra 1 e 25. Nuovo 20. 21. 21, 20, 21, ok. Ovviamente adesso ancora non so quali ha scelto, dopo andremo a vedere quali sono i corrispettivi di questi numeri. Scegli un numero da 1 a 25. Ecco un numero tra 1 e 25. 23. Ok, siamo sempre qui, Penso che siano tutti sulla stessa riga. Scegli un numero tra 1 e 25. Ecco un numero questo tra è l'ultimo. 1 e 25. 24. Vabbè, gli piace la fila lì, l'abbiamo capito. Li ho contati e 21 sarebbe di 5, questo violetto blu. Non abbiamo neanche uno shimmer, raga, neanche uno shimmer, vabbè. E uno corrisponde al 21, questo verde qui. Skippiamo bellamente questo shimmer che poteva essere molto carino e andiamo direttamente su E3 ed E4, che sono rispettivamente il 23 e il 24. Non ve l'ho detto, ma come al solito vado a utilizzare Shadow Insurance di Too Faced. Quindi vado a prelevare di 5, mi fa già paura così, e lo vado ad applicare ovunque. Questo non so se si riesce a percepire da lì, però sta già facendo full out. Questo come colore è bello pieno. Adesso andiamo a vedere se fa macchia o meno. Ho paura all'inizio perché avevo il pennello un po' bagnato, infatti mi ha macchiato la cialda. Genio del male. Cambio pennello, provo con uno un po' lingua di gatto per andare a definire la parte finale. Adesso vado a sfumare con E3. Provo a schiarire un po' con E1. Io le sto provando tutte, veramente, per salvare questo look. Anche perché dopo dovrei farci dell'altro, in teoria. Vado a tagliare la mia cut crease con il Conceal & Correct nella colorazione C0, ossia il bianco. Vado a prendere un pennello a lingua di gatto più sottile, un po' più strettino. Sicuramente uscirà un make up con colori che mai e poi mai avrei pensato di utilizzare tutti insieme. Però dai, il bello di queste challenge alla fine è anche quello, uscire un po' dalla comfort zone e utilizzare colori che di solito. Sono andata a fissare la cut crease perché mi piace come effetto, cioè alla fine non ho utilizzato altri colori della palette. Ho utilizzato 3 colori su 4 perché ho utilizzato di 5 e 3 per sfumare con D5 e E1 nella parte più interna. Mi manca solamente E4 che andrò a utilizzare sotto.
In altre circostanze penso che avrei utilizzato il blu dell'angolo esterno, però visto che dobbiamo utilizzare anche E4, mi sembra un po' l'unica soluzione per farlo. Vado a completare l'altro occhio out of camera e ci ritroviamo per applicare E4. Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi fatti. Avevo già iniziato ad applicare la matita nera all'interno dell'occhio, quindi ora è giunto il momento di sfumarla. Tra l'altro nel frattempo mi è anche arrivato un pacco con da Dollskills e lo andremo ad aprire insieme in un altro video che voi vedrete prossima settimana. Vado ad applicare E4 con un pennello a penna. Quanto è pigmentato, magari metto così che vedete un pochino, e questi sono proprio pigmenti. Sofì, c'è il gatto che fa casini. Vado ad applicare anche una punta di D5, ovviamente nelle ciglia inferiori non ho ancora applicato il mascara. Ok, scusate se c'è stato un cambio di inquadratura, spero di no, spero di aver fatto del mio meglio per aver aggiustato tutto, ma mi è arrivata la notifica che Kim Drac aveva appena postato una nuova foto e quindi sono dovuta correre a commentare e a condividerla. Vado ora a rimuovere tutto sotto, tutto il baking. E andiamo ora ad applicare il mascara. Mi sono ricordata stavolta di portare Lash Sensational di Maybelline, lo Sky High. L'ho già applicato anche nelle ciglia superiori, però vabbè, ovviamente, a parte che con sto look non si sarebbe capito niente, ma con le ciglia finte, vabbè, si capisce ancora meno. Lo vado ad applicare nelle ciglia inferiori. Anche che sono abbastanza fortunata ad avere delle ciglia lunghe di mio, e quindi bene o male tutti i mascara mi vanno bene, anche perché come sapete io applico sempre le ciglia finte, quindi il mascara sì, lo utilizzo, mi interessa che si veda nelle ciglia inferiori. Ecco qui il look occhi terminato. Come al solito non so che rossetto applicare, quindi mi sa che anche a sto giro finiremo su Sugar Cookie. Scusatemi se l'ho utilizzato anche nello scorso video, però io ve l'ho detto, è proprio un nude che va su tutto, cioè trovatemi un make-up occhi in cui non ci stia bene. Soprattutto con make-up così, no? Che comunque sono cioè hanno colori particolari. Faccio una fatica per non mangiarmeli perché sono buonissimi. E voilà, ecco il make-up finito. Non ci azzecca niente con il mio outfit. Comunque come look mi piace veramente un sacco. Non l'avrei mai detto, perché pensare a questi colori insieme senza manco uno shimmer ero what? Invece è uscito un look che mi piace anche tanto. Mi sa che riproporrò questa challenge anche con l'altra palette. Queste sono comode per fare questa challenge, perché avendo i numeri A1, A2, A3 è abbastanza comodo da fare come cosa, ecco. Per il video di oggi direi che è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo make-up, questa challenge, con un commentino qua sotto. Iscrivetevi al canale se non lo siete già. Seguitemi anche sui miei profili di TikTok e di Instagram. Vi lascio i miei nick qua da qualche parte e giù nell'info box vi lascio tutti i link, tutto quanto, mi raccomando, e vi lascio anche i miei nomi alla fine del video. Per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!